Stavolta la lezione sarà lunga un po' più di un'ora, andremo fino alla fine del tempo che ci è concesso, perché dobbiamo fare una formula che si chiama formula di Taylor. È un po' più lunga del solito. Prima però dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo dare le definizioni che ci servono. Allora, vi ricordo che se siamo su un intervallo, per esempio lo prendo chiuso, AB, chi è C0 di AB? È uguale all'insieme delle funzioni da AB a valore in R continue in AB, cioè in ogni punto di AB. Similmente, chi è C1 di AB? Sempre questa è una definizione, eh? Insieme delle funzioni da A di A valori in F, tali che F' è continua in AB. E così via. Qua potrei anche aggiungere ed F continua in AB, che è vero pure questo, però in realtà affinché F sia continuo in AB basta l'esistenza della derivata, perché se vi ricordate, se una funzione è derivabile è anche continua, quindi questo è automatico. Nel momento in cui esiste F', è automatico che F esiste nel continuo, cioè è automatico che F è continuo, F esisteva già. Quello che non è scontato è che la derivata sia continua. Facciamo un esempio. Esempio, prendete questa funzione qui, F di x uguale 0 se x è uguale a 0, ma x quadro per seno di 1 su x se x è diverso da 0. Qua ci potete mettere seno, coseno, va bene uguale. Adesso questa funzione qua, come si fa la derivata? Allora, fuori di 0 x sta in un aperto, in r-0, quindi si può derivare usando le usuali formule. Quindi posso fare 2x seno di 1 su x, poi meno x quadro per coseno di 1 su x per 1 su x quadro. Sarebbe x quadro per la derivata di seno di 1 su x fa coseno di 1 su x, per la derivata di 1 su x che fa meno 1 su x quadro. Derivata di x alla meno 1 è meno 1 x alla meno 1, se vi ricordate. La derivata di x all'alfa, no, era alfa per x all'alfa meno 1. 1 su x, chi è? X alla meno 1. La derivata di x alla meno 1 è meno 1 per x alla meno 1. Meno 1. Ovviamente qua 1 su x quadro e x quadro si può semplificare. Allora, state attenti che adesso la derivata in 0, questo per x diverso da 0, fa 0, ma non perché la derivata in 0 fa 0. Fa 0 perché? Come si fa la derivata in 0? F' di 0, siccome qui la definizione è definita a pezzi, proprio vicino a 0, bisogna ricorrere alla definizione derivata. Come si fa? Si deve fare il limite per x che tende a 0 di la funzione in x, cioè x quadro seno di 1 su x, meno la funzione in 0 che vale 0, fratto x meno 0, per i rapporti interni.
ma meno 0 e meno 0 si può togliere, x quadro si può semplificare con una y, si può semplificare una x, qua mi rimane il limite per x che tende a 0 di x seno di 1 su x. Questo limite fa 0 perché? Allora, per x che tende a 0, seno di 1 su x rimane compreso tra meno 1 e 1, x invece tende a 0, 0 per una quantità limitante tende a 0. Ok? Quindi questa qua ve la dovete calcolare a mano, cioè tutte le volte che avete una funzione che in un punto è definita a parte, lì se ci volete andare a calcolare la derivata dovete andare a scrivere il limite del rapporto incrementale, non è che dite qua la faccio la derivata di questa e qua faccio la derivata di 0, no, perché allora se qua ci aggiungo x, qua la derivata si aggiunge 1 e qua la derivata se andate a calcolare fa 1, non fa 0 perché ci ha aggiunto x. È chiaro? Ok. Beh, però che cosa succede? Che se io adesso vado a fare il limite per x che tende a 0 di f' di x, questo limite quanto fa? Questo pezzo fa 0 e questo pezzo non ce l'hai. Il coseno di 1 su x vicino a 0 oscilla sempre di più, rimanendo compreso tra meno 1 e 1, ma non ha limite. Quindi questo esempio, questo limite non c'è. E non ci poteva essere. Perché se esistesse questo limite dovrebbe essere uguale alla derivata del... Quindi, diciamo, questo limite non... mi rispiego meglio, quello che volevo dire era questo. Io non potrò mai avere, cioè se la funzione ha una discontinuità f', questo che vuol dire? Che f' è discontinua in 0, il limite non esiste, invece il valore di 0 è 0. La discontinuità che una funzione derivata può avere in un punto è sempre di tipo essenziale. Per quale motivo? Le discontinuità erano date da discontinuità a salto, no? Discontinuità eliminabili e discontinuità essenziale. Ok? Una funzione derivata non può avere discontinuità a salto, perché è facile dimostrare, non lo sto a fare qui, che se esiste il limite della derivata è uguale alla derivata del punto. Questo vale anche per le derivate sinistra e destra. Allora, se io faccio il limite delle derivate da destra e mi fa 7 e il limite delle derivate sinistra mi fa 5, che vuol dire? La derivata da destra vale 7, la derivata sinistra vale 5, la derivata del punto è giusta. Se invece il limite della derivata mi fa 7, la derivata nel punto mi deve fare 7. Quindi nel momento in cui qua c'ho la derivata ma la funzione è discontinua, la funzione derivata è discontinua, l'unica possibilità è che la limite della derivata non esiste, perché se esistesse dovrebbe fare 0. Però questo è dovuto al fatto che ho enunciato ma non ho dimostrato. Però a noi ci interessa questo esempio qua, perché questo esempio qua prova che non tutte le funzioni derivabili sono C1. Cioè quando io vado a chiedere che una funzione sia C1 non è automatico. Allora, se io ho la funzione è continua, non è detto che sia derivabile. Esempio, la funzione di valore assoluto. Se ho una funzione che è derivabile è sicuro che è continua, ma non è sicuro che la derivata sia continua. Esempio con la funzione dell'alfa. Questa qua è derivabile in tutti i punti, anche in 0, ma non è, la derivata non è continua. Poi posso avere una funzione C1 che però la derivata prima non è a sua volta derivabile. Poi posso avere una funzione con due derivate, con la derivata seconda. Quella funzione sarà sicuramente C1, perché se ci sta la derivata seconda ci sta anche la derivata prima, e la derivata prima deve essere continua, perché la derivata prima è derivabile.
però non è detto che la derivata seconda a sua volta sia continua e così via. Quindi io chiamo CK di AB e definizione chi chiamo, l'insieme delle funzioni definite su AB a valori in R, tali che esiste la derivata achesima di F per ogni H compreso tra 0 e K, e tale che la derivata kesima di F è continua. Specifico solo che l'ultima derivata deve essere continua, perché le altre automatiche sono derivate. Quindi chi è lo spazio delle funzioni CK? Spazio delle funzioni CK sono lo spazio delle funzioni derivabili fino alla derivata kesima inclusa, e tale che tutte le derivate risultino essere continue. Chiaro? Secondo voi chi è più grande, C3 di AB o C1 di AB? Chi è più grande? C1, è ovvio che è così, no? In realtà posso dimostrare che sono diversi, cioè posso prendere una funzione che sta qui e non sta qui. Prendete la funzione x quadro per segno di x, la derivata è 2 valore assoluto di x, la derivata è continua, è una funzione di caso c, però la derivata non è derivabile, non esiste la derivata seconda a meno del punto 0. Quindi è chiaro che mano a mano che aumento k, CK di AB è contenuto in CH di AB ogni volta che K è maggiore o uguale. Qua ci metto anche uguale, perché se K è uguale a H sono uguale. Se K è maggiore di H, secondo spazio è più piccolo. Oh, però può capitare, prendiamo per esempio la funzione e alla x, è c1? Sì. È c2? Sì. Perché la derivata seconda chi è? Sempre alla x. È c100? La derivata non cambia mai. Un altro esempio di una funzione che, sul quale non ho problemi a dire che sta in CK per ogni K, la funzione seno, la derivata di seno è coseno, è continua, sì, quindi è C2. La derivata di coseno è meno seno, è continua, sì, è C2. La derivata di meno seno è meno coseno, è continua, sì, è C3. La derivata di meno coseno è seno, e quindi è continua, sì, è C4, è C5, è C6, è C7. Allora, quando una funzione è CK per ogni K, gli diamo un nome particolare, cioè noi chiamiamo C infinito, che è l'intersezione di K appartenente ad M di CK. Quindi sarebbe C0 intersecato C1, intersecato C2, intersecato C3. Uno potrebbe dire questi si riducono, quindi alla fine l'intersezione ci rimane niente. No, non è vero. Abbiamo appena visto che ci sta E alla X e C infinito, seno di X e C infinito, seno iperbolico di X e C infinito. Allora, vediamo un po' se avete capito.
il polinomio x cubo più x più 1. Allora, x cubo più x più 1. Allora, la derivata fa 3x quadro più 1. La derivata seconda 6x. La derivata terza 6. La derivata quarta fa 0. La funzione è c4? Sì o no? Sì. È c5? Mozzica in testa. La derivata di 0 quanto fa? C infinito, pure quello. Non ho capito, perché quando arriva a 0, no, poi 0 basta. Basta che non devi più, diciamo, fare fatica per derivarlo, ma la derivata ci sta. È chiaro? Quindi, per esempio, tutti i polinomi sono C infiniti. Tutte le funzioni razionali sono C infinito, ovviamente nel loro dominio, no? Su tutto F. Dove il denominatore è diverso da 0. E così. Funzioni C infinito ce ne stanno tante. Se non praticamente, se voi andate a ripescare tutte quelle funzioni che abbiamo studiato nei grafici elementari, si può vedere che tutte quelle funzioni sono C infinito da qualche parte. Per esempio la funzione arcoseno è continua in meno 1, 1 chiuso, ma è C1 in meno 1, 1 aperto, perché le derivate sugli estremi non ci stanno. E poi una volta che avete la derivata la prima volta e ottenete la derivata 1 fratto radice di 1 meno x quadro, la derivata potete farle la seconda, la terza, la quarta volta. Facciamo questo esempio. Proviamo a fare le derivate della funzione arcoseno. F di x uguale arcoseno di x. Questa è in meno 1, 1 chiuso ed è c0 di meno 1, 1. La derivata quanto fa? Lo ricordate? Fa 1 fratto la radice di 1 meno x quadro. E questa però è in meno 1, 1 aperto, perché in 1 e meno 1 viene 1 su 0, non si può fare. Quindi questa funzione è c con 0, c con 1, meno 1, 1 aperto. Poi però se voglio fare la derivata seconda adesso la posso fare? Quanto fa? Allora questa qua f' me la riscrivo come 1 meno x quadro alla meno 1 mezzo. Quindi chi è la derivata? Per la regola di derivazione composta qua viene meno 1 mezzo per 1 meno x quadro alla meno 3 mezzi per meno 2x, che è la derivata di 1 meno x quadro. Quindi mi viene 2 e 2 si semplifica, meno e meno si semplifica, quindi qua mi viene x fratto radice di 1 meno x quadro elevato a 3, oppure se preferite 1 meno x quadro elevato a 3 e mezzo. Adesso secondo voi ci sono problemi a continuare a derivare? Sono problemi nel continuare la derivata? Io direi che non c'è nessun tipo di problema, perché è chiaro che stavolta questo è un rapporto di due funzioni, però si fa il quadrato di questo, si fa la derivata di questo, si va. E in ogni caso il denominatore rimarrà una potenza di questo, che in meno 1, 1 aperto si può sempre definire per sempre diverso. Quindi sopra compariranno dei polinomi. Dei pezzi.
Ok, quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa funzione è C infinito di meno 1, 1 aperto. Quindi è di classe C infinito sull'intervallo meno 1, 1 aperto, però non chiuso perché sugli estremi la funzione è continua ma non è derivata. Quindi abbiamo capito quali sono queste classi C1, C2, C3, C4, C. La più piccola ovviamente è la classe C infinito, che non è vuota, ci sono un sacco di funzioni. Okay. Oh, questa è la premessa. Adesso di Taylor mi dice la cosa seguente. Prendiamo una funzione f definita su un intervallo AB a valori in R e prendiamo x con 0 appartenente da B. Oh, potete prendere anche definita su intervallo chiuso, l'importante è che x con 0 sia nella parte interna. Per comodità lo prendiamo, possiamo farla anche tutta sugli estremi, volendo, soltanto che per semplicità ci mettiamo nell'interno, perché sennò dobbiamo scrivere delle cose. Poi supponiamo che f sia di classe CK CN-1 su AB. Poi supponiamo che esista la derivata ennesima, oh, questo simbolo indica la derivata ennesima della f la indichiamo in genere o così o così o così. La derivata ennesima. Un'altra, questo deve esistere nel punto x con 0. Quando scrivo derivata zeresima di f, questa non è altro che la f, cioè la f è derivata 0 volte è la f. Io, siccome ho la derivata prima, seconda, terza, quarta, ci devo mettere un simbolo per indicare la derivata settima, no? La derivata 7 sarà qua ci metto 7 oppure qua ci metto 7 qua ci devo mettere le parentesi perché sennò sembra f elevato alla 7. È chiaro fino a qui? Allora, quindi fatemi scrivere qua il titolo, formula di Taylor. Quindi noi sappiamo che la funzione è derivabile n-1 volte con continuità in AB ed è derivabile una volta in più
nel punto x con 0. Allora, esiste un unico polinomio p di x tale che p di x sarà fatto in questo modo, sarà somma per h che va da 0 fino ad n della derivata ennesima, hesima, scusate, di f calcolata in x con 0 fra h fattoriale per x alla a. Tale che la mia f di x si scrive come il polinomio non calcolato in x, ma calcolato in x meno x con 0, più o piccolo di x meno x con 0 alla n. Questo qua si chiama polinomio di Taylor nel punto di sconto. Se inoltre esiste, diciamo, F appartiene a C con N più 1 di AB, allora esiste xi, allora per ogni x appartenente da B esiste xi tale che xi meno x con 0 sia minore di x meno x con 0 e f di x sia uguale a questo, stavolta lo riscrivo esplicitamente, cioè la somma per h che va da 0 a n della derivata hesima della f calcolata in x con 0 fratto h fattoriale per x meno x con 0 alla h più la derivata n più unesima della f calcolata in xi fratto n più 1 fattoriale e x meno x con 0 elevato a n. Allora questo qua si chiama resto in forma di Peano, questo qua si chiama resto in forma di Lagrange. Chiaro? Allora, cosa mi dice? Allora, prima di... Oh, qua in realtà anche cn più 1 si può indebolire perché serve solo che esista la derivata n più 1. C con n più la derivata n più 1. Però per evitare ho scritto c con n più 1. Se c con n più 1 sicuramente ci sta la derivata n più 1. Qua invece mi sono mantenuto con l'ipotesi pelo pelo, cioè funzione derivabile n meno una volta e derivabile un'ennesima volta solo nel punto x con 0. Questo basta per scrivere la formula con il resto di Lagrange.
Allora, vediamo un po'. Prima di fare la dimostrazione, andiamo a scrivere, fare un esempio di formula. Proviamo a scrivere formula di Taylor. Che è la x con x con 0 uguale 1. Allora, come si scrive? Mettiamo n uguale 4. Allora, devo fare e alla x uguale. Allora, devo fare, devo scrivere quel polinomio fino a 4, quindi devo scrivere la derivata zeresima di e alla x calcolata in 1 fratto 0 fattoriale e basta, perché x meno 1 elevato alla 0 più la derivata prima di, allora prendo, chiamo e alla x uguale f, poi metto la derivata zeresima di f, la derivata prima di f calcolata in 1 per x meno 1 più la derivata seconda di f sempre in 1 mezzi, perché c'è 2 fattoriale, per x meno 1 quadro più la derivata terza in 1 sesti per x meno 1 appunto, più la derivata quarta in 1 su 24 per x meno 1 alla quarta più, adesso posso scegliere, siccome la funzione è c infinito, posso scegliere sia la forma di Peano, cioè posso scrivere o piccolo di x meno 1 alla quarta, oppure invece di scrivere questo posso più precisamente scrivere più la derivata quinta calcolata in x stavolta fratto 120 per x meno 1 alla quinta, dove x è un punto compreso tra x con 0 e x, o tra x e x con 0 se stiamo dall'altra parte. Allora, se voglio esplicitare questa formula, cosa devo fare? Qua è molto semplice, perché la derivata di alla x è sempre e alla x, quindi posso riscrivere la formula come e alla x uguale e alla 1 che fa e più la derivata che fa sempre e alla x calcolata in 1 viene sempre e, quindi viene e per 1 più x meno 1 più x meno 1 quadro mezzi più x meno 1 sesti più x meno 1 alla quarta su 24 più e alla xi fratto 120 per x meno 1 alla quinta. Ovviamente questa quantità per x che tende a 1 è un infinitesimo. Qual è l'infinitesimo di riferimento per x che tende a 1? X meno 1. Questo infinitesimo per x che tende a 1, anche x tende a 1, questo infinitesimo è di ordine 5, che è di ordine superiore a 4. Infatti qua prima di scrivere ho scritto piccolo di x meno 1. Questo è un esempio di formula di Taylor.
a... Le scriviamo sempre per la funzione esponenziale. Gli scriviamo la formula di Taylor. Nel caso x con 0 uguale 0 ed n uguale 3. In questo caso abbiamo e alla x uguale e alla 0 fa 1, in tutte le derivate successive faremo pure 1, più x più x quadro mezzi più x cubo sesti più e alla x fratto 24 per x alla 4, dove x è sempre. Qua abbiamo x meno 1 è meno 1. Quindi, perché vi ho scritto queste due formule? Perché la formula di Taylor va prima capita. Allora, qua mi sta dando, qua fatemelo scrivere, qua potete scrivere o piccolo di x. Allora, vicino a 0 si capisce molto bene. Io ho un valore 1, perché alla 0 fa 1, poi ho la prima correzione x, la seconda correzione è un'infinità di ordine superiore, x quadro meno, la terza correzione è x cubo sesto, la quarta correzione è di ordine superiore, l'ultima correzione. Oppure posso andare avanti, posso dire che tolti questi la funzione è di ordine 4. Infinitesimo di piano. Questo e non questo, effettivamente. Perché la funzione in realtà è di classe C infinito, quindi potrei continuare. Oh, se lo faccio invece in 1, la funzione deve essere E, deve cominciare con E, perché la funzione in 1 vale E. Cioè la cosa, l'errore più comune che fate è applicare in 0, applicare in punti diversi da 0 la funzione di, diciamo, la serie di Taylor, cioè la funzione di Taylor in 0, cioè lo sviluppo di Taylor in 0, cioè quello di Taylor in 0 si chiama sviluppo di MacLaurin. Questo è lo sviluppo di MacLaurin, fino a nel punto 1 non posso usare questo. Nel punto 1 la funzione è E, la prima correzione è E per x meno 1, la seconda correzione è E per x meno 1 quadro mezzo. Chiaro? Perché la funzione è fatta in quel modo là. Dici no, non è fatta in quell'altro modo là. Quando voglio ulteriori correzioni, correzioni però piccole rispetto a che? Quale correzioni sono piccole rispetto a x meno 1 alla quarta, alla quinta, a seconda dell'ordine a cui voglio arrivare. Ok? In generale questi numeri che vanno qua davanti sono la derivata, sono la funzione del punto, la derivata della funzione del punto fratto 1, la derivata della funzione del punto fratto 2 fattoriale, la derivata della terza fratto 3 fattoriale, la derivata della quarta fratto 4 fattoriale. Ok? Poi c'è lo spostamento del punto, dal punto elevato alla 1, alla 2, alla 3, alla 4 e così via. E poi c'è il resto. Chiaro? Ok. Ora rimane che la dobbiamo dimostrare. Allora, mandiamo in alto la lavagna con l'enunciato. Cancelliamo, mandiamo in basso. E cominciamo la dimostrazione qua. Allora, per prima cosa
prima cosa, supponiamo, allora, dimostrazione, prima unicità del polinomio di Taylor. Oh, quando dico esiste un unico polinomio, polinomio di grado n, non so se l'ho detto, ma va specificato, di grado n, perché ovviamente quando io porto la formula più avanti questo polinomio si specifica con ulteriori termini, quindi in realtà ce ne stanno più di uno, però se lo voglio di grado 5, di grado, e voglio la formula fino a n uguale a 5, i polinomi che fanno questo servizio qua ce ne sta uno solo. Allora, supponiamo per assurdo che esistano due polinomi P di x uguale somma per h che va da 0 a n di a con h per x all'alta e u di x somma per h che va da 0 a n di b con a per x all'h, tali che distinti, diversi, tali che f di x sia uguale a p di x meno con 0 più capitolo di x meno con 0 alla n, ed f di x sia anche uguale a q di x meno con 0 più capitolo x meno con 0 alla n. Sia j con 0 uguale sia h0, il minimo dell'insieme degli h tali che a con h è diverso da b con h. Allora, noi sappiamo che i due polinomi sono diversi, quindi qualche coefficiente dovrà essere diverso. Chiamiamo h0 il grado più basso per cui abbiamo il coefficiente diverso. Per esempio, potrebbe essere anche 0, sia con 0 diverso da b con 0, h0 uguale a 0. Sia con 0 uguale a b con 0, ma con 1 diverso da b con 1, h0 uguale a 1. E così. Allora, questa relazione la chiamiamo asterisco, da asterisco segue, facendo la differenza membro a membro, segue che 0 è uguale a p di x meno x con 0 meno u di x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0 alla n. Vi ricordo che un infinitesimo di ordine superiore a n meno un infinitesimo di ordine superiore a n fa comunque un infinitesimo di ordine superiore a n, cioè z
0 uguale somma per h che va da 0 fino a n di a con h meno p con a per x meno x con 0 alla h più o piccolo x meno x con 0 alla n. Ok? Ma questa quantità qua, prima di x con 0, a con h e b con h sono uguali, quindi si ridono. Prima di h0. Ad h0 sono diversi, quindi il primo termine diverso sarà h a h0 meno b h0 per x meno x con 0 alla h0 più tutti gli altri termini sono di ordine superiore ad h, quindi posso scrivere o piccolo di x meno h0 di x con 0 alla h0. Ricordatevi che questo termine è diverso da 0. Adesso dividete per x meno x con 0 all'h0, ottengo 0 uguale a con h 0 meno b con h 0, che è un numero diverso da 0, più o piccolo di x meno x con 0 o piccolo di 1, perché quando divido questo, diviso questo, ottengo comunque un infinitesimo per definizione. E quello è un infinitesimo di ordine superiore. Adesso, quando faccio tendere x a x con 0, ottengo che questo tende a 0, questo vale 0, ma questo tende ad h0 meno bh0, che è diverso da 0, e questo è un assurdo, perché quella quantità, se vale 0, deve tendere a 0. Chiaro? Cioè, una funzione, se c'è uno sviluppo di Taylor, quello è, non ce ne può avere due diversi fino all'ordine, con i coefficienti diversi fino all'ordine n, perché se ce ne avesse due diversi vorrebbe dire che quando vado a fare la differenza 0 mi verrebbe un infinitesimo di ordine 7. 0 non può essere un infinitesimo di ordine 7, 5, 3. 0 deve essere un infinitesimo di ordine superiore a qualunque cosa. 0 è 0, cioè quando andiamo a fare la differenza tutti questi termini si devono tutti quanti elidere, deve rimanere soltanto tutti questi termini qua, deve rimanere soltanto piccolo di x meno x con 0 alla n. Questo va bene perché 0 è un infinitesimo di ordine superiore a n per ogni n. Se uno di questi termini non si elide, per esempio quello, il primo, quello di grado più basso è di grado h0, vorrebbe dire che 0 sarebbe un infinitesimo di ordine h0, e questo non è così. 0 non è un infinitesimo di ordine 3, di ordine 2, di ordine 5, non può essere. Perché? Perché se dividiamo per quel potenza di x meno x con 0 mi verrebbe una costante diversa da 0, uguale a 0, più perturbazioni che sono infinitesimi, quindi quando vado a 0 le perturbazioni spariscono e mi rimarrebbe un numero diverso da 0 uguale a 0. Ok, adesso andiamo a fare il resto della dimostrazione. Quindi dobbiamo vedere, sostanzialmente cosa dobbiamo vedere? Che le formule funzionano, cioè noi abbiamo detto che la formula se esiste è unica, no? Ma se esiste, noi abbiamo detto che deve avere questi coefficienti qua e deve valere questa identità qua oppure questa identità qua. Allora si tratta semplicemente di andare a far vedere che quelle due identità funzionano. Chiaro? Ok, allora per andare a vedere questo
fatemi cancellare la parte sulla dimostrazione dell'unicità. E andiamo a vedere che allora, andiamo a usare una funzione fi ausiliaria. Fi non è altro che il polinomio di Taylor calcolato in x meno x con 0 tranne il primo termine. Quindi Fi non è altro che la somma per h che va da 1 a n di derivata ennesima, derivata hesima di f calcolata in x con 0 fra h fattoriale per x meno x con 0 alla h. Allora, questa funzione qui, se andiamo a fare la derivata di Φ, diciamo, cominciamo a fare la derivata prima, facciamo tutti i partiti. Allora, chi è la derivata prima? È la somma per h che va da 1 a n della derivata h meno unesima di f in x con 0 fratto h fattoriale, fa della derivata hesima, questo è un numero, non si muove, però questo si muove, faccio h per x meno x con 0 alla h meno 1 uguale la somma per h che va da 1 a n della derivata hesima di f meno x con 0 per x meno x con 0 alla h meno 1 fratto h meno 1 fattoriale. Cioè, che succede? Che qua e qua h sceglie. In particolare Fi primo calcolato nel punto x con 0 quanto fa? A me interessa x meno x con 0 fa 0 tranne quando h uguale a 1, perché se h è uguale a 1 alla 0 per definizione fa 1, 0 fattoriale fa 1, quindi qua mi rimane f primo. Proviamo a fare la derivata r volte della Fi nel punto x. Questa chi è? Non è altro che la somma per h che va da r fino a n della derivata hesima della f in x con 0 fratto h meno r fattoriale per x meno x con 0 alla h meno 1. Cioè ogni volta che derivi scende un 1, derivi una volta h meno 1, derivi due volte h meno 2, derivi r volte h meno r. Però attenzione, si parte solo da r in poi. Perché da r in poi? Perché da r in poi questo è almeno 0, perché sotto 0 non ci può andare, perché quando si è arrivata alla costante, la derivata di una costante poi si annulla. Quindi, se adesso vado a calcolare la derivata di r di f di Φ r esima nel punto x con 0,
Allora qua cosa mi viene? X meno x con 0 fa sempre 0, x con 0 meno x con 0 fa sempre 0, tranne quando h è uguale a r, che fa 1, quindi mi viene uguale alla derivata r della f. Quindi questo per r che va da 1 fino a n meno 1. Questo lo posso sempre fare fino alla derivata. La derivata zeresima no, perché la funzione f fa f e diciamo se io vado a valutare quella funzione la phi in x con 0 fa 0. La derivata ennesima neanche, perché la derivata ennesima di phi ce l'ho, la derivata ennesima di f ce l'ho solo al punto x con 0, quindi non la posso fare in genere. Sì, posso dire che vabbè, non mi serve fino a n-1, in realtà posso dirlo fino a n perché qua la derivata di f mi serve solo il punto di sconsiglio. L'uguaglianza la posso scrivere anche fino a r uguale a n, però in realtà nella dimostrazione mi serve solo fino a n-1. Adesso, piano piano perché non siamo lontani dalla meta. Andate a scrivere questa, io non voglio fare nessun limite per adesso, voglio solo andare a scrivere un certo rapporto e andarlo a manipolare. Allora, per comodità, per pura comodità, prendo x a destra di x con 0. Se x fosse a sinistra di x con 0, tutti i ragionamenti si ribaltano all'altra parte. Allora, andiamo a fare questo rapporto qui. F di x meno phi di x allora andiamo a fare F di x meno meno f di x con 0 meno phi di x con 0 fratto x meno x con 0 alla n. Phi di x con 0 è 0, lo scrivo ma è 0. Allora, questo qua a che cosa è uguale? Facciamo così perché sennò se io prendo f di x meno phi di x e la chiamo psi di x, cosa ottengo? Ottengo che psi di x con 0 fa f di x con 0, mentre invece la derivata erresima di psi di x calcolata nel punto di x con 0 fa 0 per ogni r compreso tra 1 ed n-1, che è quello che abbiamo detto prima, perché sarebbe la derivata di f meno la derivata di phi. Allora andiamo a prendere questa funzione qui, f di x
meno f di x con 0 meno phi di x. Questa qui è uguale a psi di x meno psi di x con 0 tratto x alla n, x meno x con 0 alla n. Se vi fate il conto, f di x meno psi di x, questo qua vale psi di x, psi di x con 0 vale f di x con, f di x con 0, abbiamo visto prima. Ok, allora questo a che cosa è uguale? Per il teorema di Cauchy sarà uguale a psi di x con 1 fratto n per psi con 1 meno x con 0 alla n meno 1. Perché questa funzione, allora, che cosa io, che cosa ho qua? Ho il rapporto incrementale della psi sotto, prendete questa funzione qua, chiamatela g di x, x meno x con 0 alla n. Ovviamente questa funzione di x con 0 fa 0, quindi qua c'è, è come se ci fosse scritto g di x meno g di x con 0, quindi qua c'è la derivata. Per il teorema di Cauchy il rapporto incrementale della psi sulla g è uguale alla derivata della psi sulla derivata della g in qualche punto intermedio, dove psi con 1 sta a sinistra di x, sta da questa parte, mezzo per sconzare x. Ma questo a sua volta è uguale a psi primo di psi con 1 meno psi primo di 0 fratto n volte psi 1 meno x con 0 alla n meno 1. Adesso questa funzione qua di sopra, cioè l'incremento della psi prima sotto, se prendete questa funzione, fate variare, immaginate psi con 1 come se fosse una variabile, allora che cosa vi succede? Che questa funzione qua, immaginate, chiamatela di nuovo x per un attimo, x meno x con 0 n meno 1 in x con 0 fa di nuovo 0, quindi di sotto è come se ci fosse scritto di nuovo il rapporto incrementale, l'incremento della funzione che sta denominata. Quindi, riapplicando il teorema di Cauchy, questo qua è uguale a psi secondo di psi con 2 fratto n per n meno 1 per psi con 2 meno x con 0 elevato alla n meno 1, dove psi con 2 è un opportuno punto compreso tra psi con 1 e x con 0. Beh, è chiaro che io andando avanti in questo modo, posso derivare n-1 volte, perché le derivate n-1 ci stavano di tutte le funzioni che stanno in gioco. Quindi posso arrivare alla puntini 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 uguale, qua ho la derivata n-1 della psi calcolata in psi n-1, dove psi n-1 sarà un punto che sarà sempre più vicino a x con 0. E sotto mi viene n per n-1, il prodotto arrivo fino a 2, ma o arrivo fino a 2 o arrivo fino a 1 la stessa cosa, quindi mi viene n fattoriale, quindi mi rimane psi con n-1 meno x con 0. Adesso lo riscrivo. Quindi adesso devo cancellare un paio di righe qua e riscrivo quello che ho trovato. Quindi io cosa ho scoperto? F di x meno p di x meno x con 0 fratto x meno x con 0 alla n, se ci fate caso, questa è f di x con 0 più f di x, è esattamente p di x meno x con 0, dove p è il polinomio che vogliamo che sia quello di t. Questo è uguale a f di x meno f di x con 0 meno f di x fra x meno x con 0 alla n,
uguale, continui, 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 fino ad arrivare alla derivata di psi n meno unesima, calcolata nel punto psi alla n meno 1, psi con n meno 1, fratto n fattoriale per psi a n meno 1, meno x con 0. Ma chi è la derivata n meno unesima di psi? Questa non è altro che la derivata di f n meno 1 volte, calcolata in psi n meno 1, no? Poi dovevo fare la derivata di φ. Ma quando vado a fare la derivata di φ, la derivata di φ n-1 volte, calcolata in x, cosa fa? Fa la somma di solo due pezzi. Quindi qua h va da n-1 a n. Allora non li scrivo, non la scrivo la somma, scrivo direttamente i due pezzi. Quando h è uguale a n-1, qua mi viene la derivata n-1 di f in x con 0 per x meno x con 0 fratto n-1 fattoriale più fratto 1 fattoriale, n meno n meno 1 fa 1 fattoriale, quindi 1 fattoriale fa 1 più, adesso ci devo mettere r uguale n, e quindi mi viene la derivata, ci devo mettere h uguale n, la derivata, scusate, qua non c'è perché era n meno 1 meno r che valeva n meno 1, più la derivata ennesima di f in x con 0 per x meno x con 0. Lo ripeto, devo prima mettere r vale n meno 1, quindi devo mettere h uguale n meno 1, quindi derivata n meno 1 n meno 1 meno n meno 1 fa 0 fattoriale che fa 1, questo alla 0 fa 1, quindi mi viene derivata n meno 1 di f calcolata in x con 0. Quando vado a mettere h uguale a n, mi viene la derivata ennesima, però ci manca una potenza x meno x con 0. Okay? Adesso io cosa devo fare? Devo andare a scrivere però la derivata non nel punto x, ma la devo andare a scrivere nel punto psi n meno 1. Quindi devo scrivere meno la derivata n meno unesima di f calcolata nel punto x con 0 meno la derivata ennesima di f calcolata di x con 0 per psi n meno 1 meno x con 0, tutto fratto n fattoriale per psi n meno 1 meno x con 0. Ok? Uguale, uguale, continuo sotto, su n fattoriale lo metto in evidenza, e qua posso scrivere la derivata n meno unesima di f nel punto x con n meno 1 meno la derivata n meno unesima di f nel punto x con 0 fratto psi con n meno 1 meno x con 0 meno la derivata ennesima di f ok? Adesso qui la
la strada si biforca, perché noi stiamo a dimostrare tutte e due le cose insieme. Adesso facciamo quella con il resto di peano. Se mandiamo x a x con 0, questo ragionamento che sto per dire si può formalizzare meglio di come lo dico adesso, però se lo vado a formalizzare non capite niente. Va bene così. Che succede a tutti questi punti che stanno in mezzo? Se io mando x a x con 0, si con n-1 che fine fa? Deve tendere pure lui a x con 0. E vabbè, ma allora che cosa succede? Questo chi è? Perché ricordatevi che xi con n-1 dipende da x, quindi si muove. Ma quando xi con n-1 tende a x con 0, questo chi è? È il rapporto incrementale della derivata n-1 esima. A chi tende? A questo, per definizione. Quindi la differenza deve tendere a 0. Quindi questo tende a 0. Questo dimostra la formula con il resto di piano, perché abbiamo preso f di x, abbiamo preso il polinomio, abbiamo calcolato x meno 0, abbiamo fatto la differenza e abbiamo diviso per x meno 0 la f. Abbiamo applicato il teorema di Cauchy una volta, due volte, tre volte, quattro volte, n meno 1 volte, ci siamo fermati, abbiamo riscritto quello che abbiamo ottenuto, che è solo complicato ma è un conto, ma è questo. Ma questo non è altro che il limite del rapporto incrementale della derivata n-1 meno la derivata n-1. Siccome xi con n-1 deve tendere x con 0, quel limite deve fare 0. Questa è una costante e quindi non ci sono problemi. 0 per 1 su n fattoriale, che è esattamente quello che dovevamo dimostrare per la formula con il resto di piano. Se invece vogliamo dimostrare la formula con il resto di Lagrange, noi quando arriviamo qua no, ho detto male. Ok, abbiamo dimostrato la formula con il resto di piano. Adesso, se vogliamo dimostrare la formula con il resto di Lagrange, dobbiamo partire da questa differenza, f di x meno p di x meno x con 0. Però stavolta non dobbiamo dividere per x meno x con 0 alla n, ma dobbiamo dividere per x meno x con 0 alla n più 1. Ripetere un ragionamento del tutto analogo. Dopo n volte a cosa arriviamo? Arriviamo alla derivata ennesima della f in xi con n meno la derivata ennesima della f in x con 0 fratto n più 1 fattoriale per xi con n meno x con 0. Esattamente lo stesso ragionamento. A questo punto applichiamo Lagrange un'altra volta, stavolta n più 1 fattoriale, perché partivamo da n più 1, qua il prodotto da n più 1 fino a 2 che fa n più 1 fattoriale. Applichiamo un'altra volta l'ultimo punto, qua c'era x con 0, qua c'era x con 1, xi con 2, xi con 3, xi con n, l'ultimo punto lo chiamo xi. Questo sarà uguale alla derivata n più unesima della f in xi fratto questa funzione in x con, diciamo se questa la prendete come variabile, in x con 0 vale 0, quindi ancora una volta potete applicare con xi, e che cosa vi viene? La derivata di x meno x con 0 rispetto a x fa 1, e quindi qua viene n più 1 fattoriale e basta. E quindi cosa avete scoperto? Che moltiplicate tutto per x meno x con 0 alla n più 1, portate p di x meno x con 0 dall'altra parte e trovate la formula con il resto di Lagrange, cioè trovate che f di x
trovate che f di x è uguale a p di x meno con 0 più la derivata n più 1 s calcolata sul punto intermedio psi fratto n più 1 fattoriale per x meno con 0 alla n più 1, che era quando volevamo dimostrare. Però per fare questo tipo di dimostrazione mi serve di poter applicare cosci due volte in più. Due volte in più. Una volta in più, in maniera analoga alla precedente, perché eravamo partiti con una potenza in più. E l'ultima volta, invece di fare il limite, applicate di nuovo il teorema di cosci. Quindi perciò due volte in più. E quindi abbiamo ottenuto questa benedetta formula di Taylor. Ora, delle considerazioni, vediamo se abbiamo un paio di minuti. Sì, abbiamo giusto 3 minuti. Allora, quali sono le considerazioni? Adesso non abbiamo il tempo, domani abbiamo esercizi, quindi ci sbizzarriremo a fare ricavare formule, soprattutto formule di McLaurin, perché dobbiamo, allora la prima cosa sarà, vi ricordate tutto lo specchietto delle derivate? Quasi tutte dobbiamo fare formule di McLaurin. Per esempio, quasi tutte, intendo dire, la formula di McLaurin di logaritmo non la facciamo perché non è definita in 0, ma faremo quella di logaritmo di 1 più x. Cioè, praticamente sarebbe la formula di Taylor al logaritmo vicino a 1, però preferiamo scrivere, invece di scrivere x meno 1 tante volte, preferiamo scrivere logaritmo di 1 più x. Poi questo lo vediamo domani. Quindi la prima cosa, bisogna rifare lo specchietto di tutte le formule di Taylor più semplici, in genere nel punto più semplice possibile, delle funzioni che abbiamo, elementari che abbiamo studiato. Primo. Secondo, la cosa importante della formula di Taylor è ricordarsela, e ricordarsela non è difficile perché ha una struttura ben precisa. Derivata archesima, h fattoriale, spostamento all'alto, somma per h vale a 0 a n. Poi il resto o è o piccolo di x meno con 0 alla n, oppure ha la stessa struttura, soltanto che la derivata la devi fare in un punto intermedio. Quindi, fermi, la struttura della formula non è complicata da ricordare. Bisogna entrare nel meccanismo. Terzo, se voi pensate che io sto teorema me lo ricordi a memoria, siete fuori di segno. Cioè, nel senso che una volta che sai la formula, una volta che sai che quello sviluppo deve esistere, deve essere unico, ti metti e lo scrivi. Lo scrivi, le uniche cose che mi ricordo a memoria sono che quando devi farlo con la formula di Peano, Cauchy lo devi applicare due volte in meno. Quando lo devi fare con la formula di Lagrange, Cauchy lo devi applicare due volte in meno. E che devi applicare il teorema di Cauchy. A quel punto, se andate a vedere mo le video lezioni quelle passate, quelle che c'erano prima, può darsi che la funzione ausiliare che ho adottato ci avesse f di con 0 dentro, oppure no. Cioè, quello può cioè, piccoli dettagli possono cambiare, però alla fine il risultato è sempre lo stesso. È chiaro? Quindi non è, diciamo, questo è chiaramente un teorema che all'orale si chiede raramente, perché se, diciamo, non è un teorema che richiede chissà quali idee o chissà quale comprensione profonda. No, richiede una comprensione profonda perché è un'applicazione del teorema di Cauchy. È lungo, è un bel teorema, però diciamo, per fare domande per modo alto ce ne stanno di molte altre, quindi questo qua si chiede magari raramente. Perché? Perché se lo chiedo poi devo stare aspettando un quarto d'ora che l'ho sboggiato, o mezz'ora che l'ho sboggiato. Chiaro? Quindi un quarto d'ora di domande ne faccio molte più altre, diciamo molte altre più. Però lo posso chiedere, che non è che poi non me lo dovete studiare. Quindi, però il discorso è il metodo di studio. Cioè, io ho capito questo teorema quando sono in grado di scrivere le ipotesi bene e di ricavarmelo, di provare a impostarlo. Potrò fare dei,
nessuno nasce perfetto, per cui all'inizio si fanno degli errori, poi però, perché se no, diciamo, io avrò, se non riesco a fare questo, avrò comunque problemi anche ad applicarlo. Cominciate ad applicarla bene, poi vedrete che saprete anche dimostrare.